Ciao a tutti. Ultimamente, dalle chiacchierate che sono state fatte con i compagni di viaggio di Allwave, abbiamo pensato un po' a cosa potevamo fare per dare un maggior contributo a quello che stiamo facendo. Abbiamo deciso di creare una nuova rubrica, Allwave Tips, quindi delle piccole pillole di 5 minuti ciascuna, nelle quali ognuno di noi, perché è aperta a tutti questa rubrica, in 5 minuti darà inizio e fine ad un argomento specifico, semplice, chiaro, e andremo a ogni settimana ad aggiungere un argomento nuovo. Potrebbe anche diventare bisettimanale questo. Io quello che farò sarà quello semplicemente di chiarire il mio concetto di self-casting. Perché i tempi sono maturi, intanto hanno capito che il surfcasting non è una semplice tecnica di pesca, ma è molto di più. Molti sono convinti di aver scelto questa disciplina, in realtà è il surfcasting che ha scelto noi, e noi di questo ne siamo sempre più convinti. Con tutte le difficoltà che conosciamo, tutte le insidie, i cambiamenti repentini delle perturbazioni, delle condizioni. Però è un qualcosa che al di là della tecnica di pesca è una passione. È una passione, è un qualcosa di molto intimo che ci coinvolge totalmente e ci guida tra i frangenti, alla ricerca di una preda. È quell'incredibile mix tra spirituale, teoria e pratica che si fondono tra loro e ci coinvolge completamente. Questo mette in evidenza il nostro vero essere. Quando siamo al cospetto dei frangenti, l'ego sparisce. Siamo umili, siamo concentrati alla ricerca di un segnale, di una comunicazione, di una connessione che ci mette in diretto contatto con un elemento che non ci appartiene. Le canne e tutti gli accessori sono un mezzo di comunicazione, prolungamento delle nostre mani e devono essere attrezzi che conosciamo bene. Noi siamo abituati alle loro reazioni, siamo abituati alle loro vibrazioni e loro, in un certo qual modo, sono abituati alle nostre. Quello con gli attrezzi è un rapporto che si costruisce col tempo. Ogni battuta è un'avventura a sé stante, un incredibile concentrato di emozioni e sensazioni uniche che, nonostante la fatica che questo comporta, ci ricaricano di energia e rigenerano il nostro spirito, la nostra mente e il nostro fisico. L'appassionato ha imparato a ragionare per probabilità. Nulla è certo e scontato davanti alle onde, ma quando lui è lì, al cospetto dei frangenti, e percepisce quella sensazione che ha un sapore magico, sa bene che il momento è vicino. Sa che le prede stanno arrivando. Sono quelle sensazioni che hanno un sapore speciale, nelle quali tutto è perfetto. Il dialogo con le onde e i frangenti ha inizio e quel rapporto di connessione con la natura è il premio più grande al quale un surfcastman possa aspirare. Come per incanto, nulla ci distrae. Siamo in risonanza con i frangenti. Le prede arrivano e noi lo sentiamo. Sappiamo che quel piccolo miracolo sta accadendo. Sono quelle notti magiche che ci ripagano di tanta fatica e tante battute andate a vuoto. Come per incanto, l'appassionato ha quella sensibilità speciale che non è unica, ma c'erano tutti. Lui l'ha allenata e ha imparato a percepirne i segnali.
riesce a entrare in un dialogo profondo con gli elementi e con la natura e sa bene che il mare ci premia quando siamo pronti a capire il significato e il valore di quello che stiamo provando emozionalmente. Quando avremo imparato ad affrontare i frangenti con umiltà, con rispetto e saremo pronti a ringraziare per l'opportunità di trovarci al loro cospetto, sempre pronti a metterci in discussione, allora e solo allora saremo sulla buona strada per entrare in connessione con la loro energia. Questo è il surfcasting, una disciplina impegnativa, spirituale, che sceglie coloro che sono in grado di sentirne il richiamo delle onde e dei frangenti. Un abbraccio a tutti, alla prossima. Ciao!